la presentazione dei nuovi servizi di oggi, in modo particolare tutte alla digitalizzazione della refertazione di radiologia, che significa più qualità, più sicurezza, ma significa anche un modello organizzativo di questo ospedale nella rete ospedaliera regionale, nel rapporto con le aziende ospedaliere, a cominciare da quella di Terni. L'apertura di questa nuova sala operatoria dedicata ai piccoli interventi chirurgici, che significa decongestionare il blocco operatorio per le cose più complesse e mettere a disposizione di alcune specialistiche come l'oculistica uno spazio interamente dedicato, e quindi contribuendo anche a migliorare il servizio per i cittadini, ad abbattere le liste d'attesa, va nella direzione che conferma per l'ospedale di Orvieto il ruolo centrale di uno dei punti dell'emergenza regionale, degli ospedali dell'emergenza, sia in relazione al punto nascita, sia in relazione anche agli impegni che noi abbiamo assunto negli accordi con la Regione Lazio per la gestione anche dell'emergenza di alcune parti del territorio del nord del Lazio, che confina in modo particolare con questo ambito sanitario dell'Umbria. Poi anche l'impegno che la Regione ha assunto con il sindaco e con l'amministrazione comunale di dare definitiva soluzione alla vicenda dell'ex ospedale e di riorganizzare in un unico punto della città di Orvieto, in un immobile già anche acquisito dalla Regione negli anni passati, l'insieme dei servizi territoriali del centro salute, del poliambulatorio e dei servizi che noi dovremmo potenziare in questo ambito, come la lungodegenza e l'hospice, cioè l'impegno di chi vive e di chi guarda dalla programmazione regionale, dalla regione, questo territorio come un territorio in cui non solo mantenere ma anche qualificare ed innovare la rete dei servizi sanitari, sia quelli dell'ospedale rivolti ai pazienti acuti, sia quelli dei servizi territoriali che affrontano tutto il tema della cronicità, gli anziani, la non autosufficienza, cioè quella medicina del territorio che è fatta anche dei servizi di tutti i giorni.